lunga 4,70 m e con un bagagliaio che va da 600 litri per la berlina a 640 litri per la station wagon, la nuova Skoda Octavia 2020 alza l'asticella su tutti i fronti, su quello del design, su quello delle dotazioni, delle tecnologie di bordo e ancora degli assistenti alla guida e delle motorizzazioni. Seguitemi, ve la faccio vedere dalla sede dell'anteprima mondiale qui a Praga. La linea è tutta nuova, molto filante, sottolineata da quella scalfatura longitudinale sulla fiancata che crea come una sorta di curva, eppure geometrica nel suo essere leggermente spezzata, e dà al tutto veramente un grande dinamismo. A sottolineare il nuovo look sportiveggiante dell'Octavia, cerchi che possono arrivare fino a 19 pollici di diametro. Il lato più caratterizzato però è il frontale, con questa calandra così allargata che visivamente sembra più bassa. Acquista larghezza tutta l'automobile per un look decisamente più sportivo. Spiccano i nuovi gruppi ottici, sempre il taglio molto affilato, che presenteranno la tecnologia full LED di serie e a richiesta anche la tecnologia LED Matrix, quella tecnologia che disegna praticamente un cono d'ombra attorno alle macchine che andiamo a incrociare, anche se abbiamo gli abbaglianti accesi, per evitare appunto che chi ci incrocia venga abbagliato. In Italia il 90% dei clienti sceglie la versione station wagon, più pratica e con una capacità del bagagliaio al top del segmento, ma la nuova tre volumi con questa coda sfuggente è bellissima, sembra quasi una coupé. Molto bella anche la firma luminosa del posteriore, che guadagna indicatori di direzione dinamici, quelli che per capirci si accendono in progressione come sulle Audi. La luce non ci aiuta, ma il bagagliaio è veramente molto ampio e molto regolare. C'è da pensare che con le varie soluzioni Simply Clever avremo senz'altro la possibilità di dotare la nostra Octavia di tutte queste reti ferma bagaglio. Comode anche le due tasche laterali del vano bagagli. Un po' risicato il doppio fondo, ma non mancano i comandi remoti per poter abbattere i sedili senza dover raggiungere l'abitacolo, farlo direttamente da qua, dal bagagliaio, e comandare, probabilmente opzionale, il gancio di traino ad apertura automatica. Quasi del tutto automatica. Ma il grande passo in avanti si fa soprattutto negli interni, dove la plancia ha un design pulitissimo, manca la leva del cambio sostituita da un interruttore e il volante ha sole due razze per creare un cambio di paradigma in tutto il design degli interni. Grande lo spazio a bordo anche per chi siede dietro, guardate un po' quanto spazio ho a disposizione per le ginocchia e per la testa. Unico particolare degno di nota che va a rovinare questo quadro di eccellenza è il tunnel della trasmissione, un pochettino voluminoso, ma gli interni sono spettacolari, un salto di qualità nel livello di finitura e di costruzione veramente fantastico. Siamo su una macchina di categoria superiore, bellissima. La chicca? A richiesta sono disponibili sedili riscaldati, ventilati e addirittura col massaggio. Tutta digitale la strumentazione, con lo schermo virtual cockpit davanti al pilota da 10 pollici e spiccioli e uno schermo a centro plancia per l'infotainment che può appunto arrivare a poco più di 10 pollici, ma ci sono anche altri tagli più piccoli. L'infotainment ha di serie Apple CarPlay e Android Auto per collegarsi al vostro smartphone attraverso il protocollo di comunicazione SmartLink. A richiesta il sistema wireless per fare il mirroring del display del cellulare senza bisogno di collegarlo via cavo. Tanti sistemi di assistenza alla guida e alcuni molto innovativi, a partire per esempio dal Collision Avoidance Assist, ovvero un sistema che in caso di frenata di emergenza ci guida con un'azione sullo sterzo a evitare l'ostacolo nel modo più efficace.
Interessante l'exit warning, un sistema che impedisce l'apertura della portiera se proprio in quel momento sta sopraggiungendo un veicolo alle nostre spalle e quindi ci garantisce un'uscita dal veicolo più sicura. Vi è poi il cruise control predittivo, non adattivo, addirittura predittivo, che riesce ad adeguare l'andatura del veicolo in base non solo ai limiti di velocità che legge con la telecamera di bordo, ma anche all'eventuale presenza di curve sul percorso che riesce a individuare grazie alle mappe del GPS. Parte dei sistemi di sicurezza l'Emergency Assist, un sistema che in caso l'auto abbia la trasmissione automatica è in grado di arrestare in sicurezza il veicolo qualora capisse che il conducente ha avuto un malore e quindi non è più in grado di guidare, grazie anche a un sensore sul volante chiamato Hands-on Detect. Nuova Skoda Octavia porta anche al debutto un nuovo assistente virtuale sulla falsa riga di quello degli smartphone. Si chiama Laura. Ok Laura, vorrei del vino. Laura? Laura? Mannaggia stemia. Tra i motori la nuova Octavia 2020 propone la tecnologia mild hybrid a 48 volt sul 3 cilindri 1000 TSI Evo E-Tech da 110 cavalli e sul 4 cilindri 1500 TSI Evo E-Tech da 150 cavalli. Entrambi a benzina e proposti in abbinamento con il cambio automatico a doppia frizione DSG7 a 7 rapporti, ma esistono in alternativa con cambio manuale a 6 rapporti e niente tecnologia mild hybrid. L'Octavia 1500 TSI G-Tech a metano da 130 cavalli con 3 bombole per un totale di 17,7 kg di capacità e di un serbatoio di emergenza per la benzina da soli 9 litri guadagna l'omologazione come monovalente e può essere equipaggiata sia di cambio manuale sia del DSG. Mild Hybrid ma non solo, il 2000 TSI da 190 cavalli a benzina sarà disponibile solo con trazione integrale e cambio DSG7. Le Octavia Plug-in Hybrid monteranno il 1004 TSI a benzina e verranno proposte in due varianti, entrambe con cambio DSG di serie, da 204 cavalli e in seguito da 245 cavalli. Tre i motori diesel 2000 TDI con potenze di 115, 150 o 200 cavalli e le due varianti più potenti disponibili anche con trazione integrale. Nuova Skoda Octavia 2020 sarà disponibile in Italia a partire da maggio. Prima la station wagon chiamata Combi, circa un mesetto dopo arriverà la berlina. Ricca la dotazione di sistemi di assistenza alla guida ADAS di serie. Per quanto riguarda i listini, lo sforzo è di mantenere più o meno una certa equivalenza tra la nuova Octavia e quella vecchia, al netto però del fatto che le dotazioni di serie saranno più ricche e quindi è probabile che il listino attacchi un po' più in alto dell'attuale. Le versioni ibride e a metano arriveranno dopo l'estate con una gamma che si completerà entro novembre 2020. E voi cosa ne pensate della nuova Skoda Octavia 2020? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Se vi è piaciuto questo video mettete un like, iscrivetevi al canale, non dimenticate di cliccare sulla campanellina in alto a destra per ricevere notifica di tutti i nostri nuovi video pubblicati e se volete approfondire il tema non avete che da andare sul sito motorbox.com e seguirci su tutti i nostri canali social, Facebook, Instagram, Twitter. Io come al solito vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!